attualmente l'arriva qua in regia Matilde Merceca, che vince il premio Casa del Corredo migliore in campo. Salve, vi consegniamo il guanciale della Plumex, che è un guanciale che ha delle caratteristiche particolari. Grazie. Che ormai tutti conoscono, è l'unico guanciale che si può lavare in continuazione e si rigenera. E ringraziamo la Casa del Corredo per lo sponsor. Migliore in campo Matilde Merceca, oggi non so quanti punti hai fatto, ti sei scatenata. Non li ho contati. Ecco, tu ritorni a Santa Teresa, hai giocato nel Santa Teresa Volley, sarà la terza o quarta volta che ci ritorni a giocare. Sì, sono di casa qui, ci sono cresciuta effettivamente da quando ho 15 anni, ho iniziato con la Serie C e insomma avrei B2, B1 e sono ritornata quest'anno. Ecco, man mano che sono andate avanti le partite vediamo una squadra che gioca sempre più dal centro. Quindi significa che migliora l'intesa con tutto il resto della squadra? Sì, diciamo che per quanto mi riguarda è il primo anno che faccio questo ruolo da C1, quindi diciamo ho dovuto un pochettino aspettare per trovare l'affinità, i movimenti, i meccanismi giusti. Però sì, stiamo migliorando anche in questo. Qual è il segreto di questa squadra che ormai gioca con la prima, gioca con l'ultima, gioca sempre a mille? Anche stasera, nonostante fosse una partita abbastanza semplice, vedevamo delle difese come se fosse giocasse con la prima. Sì, diciamo che non bisogna mai sottovalutare nessuna squadra in questo campionato, anche con l'ultima, con le ultime squadre bisogna dare sempre il cuore ed è quello che ci mettiamo noi in ogni partita. Santa Teresa ti ha visto crescere, adesso sei un'atleta maturata, sei maturata sul campo, hai avuto tante esperienze anche lontano, ricordiamo la promozione da 2 con la Golem, però Santa Teresa insomma è una parte di Matilde Merceca. Sì, Santa Teresa è sempre nel mio cuore, non posso negarlo, se no sarei ritornata, però per quanto riguarda diciamo c'è sempre da migliorarsi, sempre, non bisogna mai sentirsi arrivati, mai. Grazie, un salutone pure a mamma Lilla che sicuramente Ciao, sarà da qualche parte qui in tribuna che ci segue. Grazie, sì. A tutti.